Voglio giocare un po' col suo cognome. Carnevale Scherzi all'Aquila, ci riesce sempre. Insomma, dai, diciamo, come dicevo a qualche tuo collega, alla fine il pareggio con una squadra così blasonata ci può stare. C'è rabbia, c'è rammarico perché a 4 minuti dalla fine no, non mi sta bene perché è mancato, come dicevo dentro, da noi si dice quella cazzimma in più, perché avessi avuto un po' di cazzimma in più i palloni li facevo arrivare al mare. Infatti le stavo dicendo questo. E quindi purtroppo una squadra giovane che è mancata un po' un pizzico di esperienza, nonostante l'Aquila abbia fatta una gran bella partita. Finalizzata e il calcio ci insegna questo. Dormirà con la Rally stanotte, mister? Ma deve dormire, è un 2004 di prospettiva, sbagliano in Serie A, dispiace che ha sbagliato oggi, ma è un calciatore che sicuramente ne sentiremo parlare, ci può stare. Terboli che tra virgolette all'inizio stagione parte sempre con i fari spenti, poi però durante le gare sa accendere le luci giuste. Ma diciamo il merito va a questi ragazzi che mi seguono costantemente, a volte sono anche un po' rompicoglioni, scusami il termine, però sono ragazzi eccezionali che mi seguono in tutto, ecco, e fare questa bella prestazione contro una blasonata, dovevi fare una partita quasi perfetta. Così è stata quasi perfetta perché a 4 minuti dalla fine potevamo veramente festeggiare un risultato importante, ma ci teniamo un punto molto molto importante. Mister, so che è presto, solo la seconda, ma mi fa una griglia carnevale? Sulle prime tre almeno, se vuole ci può mettere anche il Termoli. Ma guarda, io il mio Termoli la metto sempre davanti a tutti, perché onestamente siamo una squadra che non deve aver paura di nessuno, deve rispettare tutti, ma la mia mentalità anche in passato da calciatore, da allenatore, mi ha sempre insegnato che mi voglio giocare tutte le partite per vincere, ma non è presunzione. Quindi daremo filo da torcere a tutti e mi auguro che il Termoli possa arrivare quando più alto è possibile. Andiamo in onda ovviamente in Abruzzo ma anche in Molise. Mi dà un giudizio sull'Aquila facendo un paragone con quella che è stata l'Aquila nella passata stagione guidata da Roberto Cappellacci? Ma due grosse squadre, anche l'anno scorso hanno dimostrato di essere una squadra importante, quest'anno ha calciatori molto importanti, hanno un attacco fenomenale, un centrocampo ottimo, l'ha dimostrato anche oggi, a tratti ha avuto supremazia del gioco sul palleggio. Se te devo dire che ci hanno messo proprio in difficoltà mettendo ste palle dentro, no, però hanno dimostrato di essere una squadra quadrata che sicuramente lotterà per le prime posizioni.